Il mondo dello sport del Friuli Venezia Giulia piange la scomparsa di Enzo Cainero, che si è spento a 78 anni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Cainero è stato un vero e proprio ambasciatore del Friuli nel mondo. In Friuli Venezia Giulia nel 2022 si sono registrati aumenti nelle bollette per 3 miliardi di euro, di cui 2 milioni e 300 mila euro in capo alle imprese e 674 milioni alle famiglie. L'allarme lo lancia il centro studi della CGA di Mestre. Coldiretti Friuli Venezia Giulia boccia la decisione dell'Unione Europea di inserire i messaggi di rischio nelle bottiglie di vino. Il direttore Magalini, un danno per circa 4.000 imprese del Friuli Venezia Giulia. Un 2022 impegnativo per l'ULS 4 del Veneto Orientale. Quest'anno migliorerà ulteriormente l'attività, lo afferma il direttore generale Mauro Filippi. Buonasera e benvenuti al telegiornale del Nord-Est, sempre in diretta, sempre su Tele Pordenone. Tante notizie in questa edizione del telegiornale e tanti ospiti, come sempre, che avremo qui al nostro fianco in diretta. Non si può che partire oggi con la prima notizia, con la scomparsa di Enzo Cainero a 78 anni, morto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine questa mattina. Il mondo dello sport del Friuli Venezia Giulia, infatti, piange la sua scomparsa. Cainero è stato un vero e proprio ambasciatore del Friuli nel mondo, un grande dirigente sportivo e organizzatore di eventi, come le tappe del Giro d'Italia in regione, tra le quali spicca una delle sue creature, il Monte Zoncolan. Lutto nel mondo dello sport del Friuli Venezia Giulia per la scomparsa a 78 anni di Enzo Cainero, che si è spento oggi all'ospedale di Udine. Cainero stava cercando di riprendersi dopo il malore che lo aveva colpito a ottobre dello scorso anno, ma che gli è stato fatale. Lascia la moglie Laura e i figli Andrea e Marco. Nato nel 1944 a Cavalicco, comune di Tavagnacco, Enzo Cainero è stato commercialista, ma soprattutto un grande dirigente sportivo e organizzatore di eventi, a cominciare dalle tappe del Giro d'Italia in regione, permettendo di promuovere le bellezze del territorio regionale, veri e propri luoghi simbolo, come nel caso della tappa con la scalata al mitico Monte Zoncolan, a cui teneva particolarmente, e del Biancavallo. L'ultima sua creatura in tema di montagne da scalare era l'ascesa sul Monte Lussari, che sarà affrontata per la prima volta dalla Corsa Rosa nella prossima edizione a maggio. Alla fine degli anni 60 Cainero aveva iniziato una carriera agonistica nel calcio che le aveva portato fino in Serie A difendendo la porta del Varese. Smessa l'attività di portiere, era stato dirigente dell'Udinese e dell'APU Udine. Negli anni 2000 era stato il project manager delle Universiadi di Tarvisio 2003, mentre nel 2008 aveva deciso di candidarsi come sindaco di Udine con il centrodestra, ma era stato sconfitto da Furio Onsel. Dal 2008 al 2013 ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario a Villa Manin di Passariano. Tra le sue imprese anche la sfida del 2009 a Udine, quando lo stadio Friuli ospitò i campioni del mondo di rugby del Sudafrica nel match con gli azzurri. Cainero ci lascia proprio nel giorno della chiusura di Eyof, ha dichiarato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Ma quella fiaccola è come il messaggio di vita e l'eredità di Enzo, arderanno sempre e vivranno nel cuore di tutti gli sportivi e di tutte le persone che lo hanno conosciuto. Parole di cordoglio sono arrivate anche da Sergio Bolzonello, ex sindaco di Pordenone e attualmente consigliere regionale del Partito Democratico. Enzo ha contribuito allo sviluppo dell'economia del Friuli attraverso la sua professione, a far conoscere la nostra terra attraverso lo sport, non solo delle due ruote, ed è stato capace di valorizzare il Friuli Venezia Giulia nel suo insieme. Dalle frecce tricolori agli alpini, dalle nostre montagne al mare e fino alle nostre città. Tutto questo è stato messo sotto gli occhi del mondo attraverso le tappe del Giro d'Italia, da lui volute e sapientemente organizzate. Oggi l'ultimo saluto ad Alex Tonetto, 40 anni, caposquadra di protezione civile del comune di Cavazzo Carnico. Giovedì si è spento dopo una breve malattia contro la quale ha lottato con grande dignità e tanta forza. Originario di Ampezzo, Alex viveva a Somplago di Cavazzo Carnico e aveva partecipato attivamente a numerose attività di emergenza anche fuori regione. Lo contraddistinguevano l'entusiasmo e la voglia di aiutare gli altri. In tanti, tra colleghi e amici, ci sono riuniti al Duomo di Ampezzo, dove sono stati celebrati i funerali. Presente anche l'assessore regionale Riccardi. Passiamo alla prossima notizia. A Sacile, nella notte tra giovedì e venerdì, è tornata a colpire la banda dei ladri dei pezzi di ricambio di auto di grossa cilindrata, un fenomeno non nuovo nel pordenonese. Questa volta a essere presi di mira sono state quattro Audi, a cui sono stati portati via volanti, fanali e altri pezzi. Sentiamo.
Nella notte tra giovedì e venerdì è tornata a colpire a Sacile la banda di ladri specializzata in pezzi di auto di grossa cilindrata. Come ormai succede da diversi anni, il modus operandi è sempre lo stesso. I ladri smontano le parti di valore di macchine di grossa cilindrata, puntando principalmente ai marchi Audi e BMW, per poi rivendere i pezzi di ricambio nel mercato nero. I malviventi, in questo caso, hanno preso di mira 4 Audi nella città sul Livenza. I furti di fanali, cruscotti, paraurti e altri pezzi si sono verificati in via dello Stadio, in via Cartiera Vecchia e in via dei Cipressi vicino al cimitero, coinvolgendo 4 auto parcheggiate all'aperto. I ladri, evidentemente ben organizzati, hanno sempre bucato la parte più piccola del finestrino posteriore, meglio se dal lato guidatore, per poter asportare anche i volanti. Per evitare di essere visti, inoltre, in alcuni casi hanno messo KO gli impianti di illuminazione nei pressi delle vetture scelte per i colpi. I danni per i proprietari delle auto vanno dai 5.000 ai 10.000 euro. Zie simili si sono verificate recentemente anche a Pordenone, interessando in particolare i marchi Audi e Mercedes. Ed eccoci qui col nostro primo ospite che è arrivato qui a fianco a me in studio. Ringrazio Tiziano Centis, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia della Civica. E bentornato, buonasera Centis. Grazie, buonasera a voi. Allora Centis, prossima settimana in consiglio regionale sarà una settimana molto impegnativa, si discuteranno delle nuove leggi sul ripristino delle province, di cui si parla molto ovviamente in tema di autonomia, e anche la legge sul fotovoltaico. Cominciamo da questo. Sì, la settimana prossima avremo una settimana molto impegnativa. Il Consiglio regionale sono gli ultimi appuntamenti, quelli più importanti, anche perché ormai siamo arrivati alla fine di questa legislatura e, come capita purtroppo e spesso, la parte finale riserva sempre le sorprese. Avremo la legge sul fotovoltaico. Questa legge, questa proposta che interessa e trova tanti cittadini della nostra regione interessati appunto anche a acquistare, a far installare attraverso la propria abitazione, sopra i tetti delle proprie abitazioni, gli impianti fotovoltaico. È una questione questa che da tempo se ne parla, abbiamo iniziato a parlare ancora a ottobre dell'anno scorso con la proposta del Presidente della Regione appunto dell'importo dei 100 milioni a disposizione per l'acquisto degli impianti fotovoltaici. Da ottobre siamo andati a novembre con la discussione nelle varie commissioni, poi siamo andati a dicembre con il finanziamento, con i 100 milioni messi a bilancio nella finanziaria 2023. Ecco quindi che arriviamo a gennaio con la legge, quindi un percorso laborioso, particolarmente incastrato dentro le varie commissioni. Centis, la fermo un secondo perché c'è da sistemare un secondo il microfono, che sennò a casa non ci ascoltano, non ci possono sentire bene. Scusate il bello della diretta, sono inconvenienti che capitano. Adesso il nostro tecnico sta aiutando il consigliere Centis a rimettersi a posto, e comunque sì, sicuramente saranno giorni molto impegnativi. Ci siamo di nuovo. Sì, mi scuso per l'inghippo appunto che è scivolato il microfono. Sì, volevo dire infatti che siamo alla vigilia di importanti appuntamenti la settimana prossima appunto con la legge sul fotovoltaico. Quindi è una legge che sicuramente approveremo con voto, credo, di tutta l'Aula, ma questa è partita da molto lontano, da parecchio tempo, quindi è stata, diciamo, un cavallo di battaglia elettorale più che proprio di impegno nel più breve tempo possibile da portare in Aula. Avremo in aula questo, lo voteremo tutti, perché credo che tanti cittadini della nostra regione, considerato il fatto che il rincaro delle bollette energetiche, i costi appunto dell'energia elettrica, porti a trovare delle soluzioni che contenga appunto anche le spese. Sì, Centis, con lei vorrei parlare anche di un altro argomento di cui abbiamo parlato molto spesso con lei qui in studio. Parliamo di viabilità, di strade intasate di camion, parliamo della Pontebana, anche del vicino al comune, dal suo comune, San Vito al Tagliamento, Morsano al Tagliamento. Ci sono stati fatti anche dei sopralluoghi da FVG Strade. Basteranno questi nuovi cartelli che si vogliono inserire per sviare soprattutto il traffico pesante verso San Vito? Ma guardi, non basterà sicuramente, anche perché qui si tratta sempre di spostare il problema da una parte all'altra appunto della nostra viabilità del Friuli occidentale. Come ho già detto in altre occasioni, chiudiamo 5 anni di legislatura dove che i veri nodi, i veri punti, le vere criticità del nostro Friuli occidentale non sono stati né toccati né risolti. Mi riferisco al ponte di Meduna, mi riferisco al nodo di Casarsa, mi riferisco ad altre questioni che ovviamente bloccano, impattano e rendono appunto la nostra viabilità, come la Pontebana stessa, una criticità continua.
Ora la soluzione per Casarsa è una soluzione che spero provvisoria, nel fatto di installare questa nuova segnaletica, questa cartellonistica che invita un percorso alternativo direzione Circonvallazione San Vito. Va bene, ovviamente, certo, però importante è che da parte di questa amministrazione, o la prossima ormai perché siamo veramente arrivati alla fine di questa legislatura, ci sia tutto l'interesse e la forza di mettere in campo delle soluzioni che possono alleggerire appunto la viabilità delle nostre strade che sono obsolete e che non ovviamente portano nessun tipo di beneficio per quanto riguarda chi transita appunto nelle nostre strade. Grazie Tiziano Centis per il suo intervento e ci vediamo a un prossimo appuntamento. Grazie ancora e buonasera a lei. Grazie, grazie a lei. E noi procediamo con il nostro telegiornale, un'altra notizia. Doppio intervento degli elicotteri sanitari del Friuli Venezia Giulia, oggi sulle piste di sci. Un uomo di circa 70 anni è stato colto da un grave malore sul Monte Lussari. Ad attivare la struttura operativa regionale emergenza sanitaria è stato il soccorso piste. Sul posto ha operato in prima battuta l'equipe medica presente per i giochi invernali EIOF 2023. Per l'uomo, il cui cuore ha smesso di battere, è stata avviata immediatamente una rianimazione cardiopolmonare. L'equipe dell'elicosoccorso ha poi continuato le manovre salvavita. Il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. L'uomo è stato quindi trasportato con la massima urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Poi passiamo a un servizio, sempre su Ladri, in provincia a San Donà di Piave. Tentano di rubare delle auto in sosta, ma vengono rintracciati dalla polizia locale di San Donà di Piave, denunciati due stranieri. Sentiamo il servizio. Avevano tentato di sottrarre effetti personali contenuti all'interno di due auto in sosta non chiuse a chiave, fermati dalla polizia locale di San Donà di Piave due stranieri. I fatti risalgono a ieri. I due malviventi, un quarantenne e un trentenne originari della Repubblica Ceca, stavano tentando di aprire diverse auto in sosta in via Torcello, trovandone un paio aperte, quando sono stati avvistati da due residenti della zona che, urlando, li hanno fatti scappare. Nella fuga i cittadini stranieri hanno lasciato a terra una giacca rubata da un'auto poco lontano. Grazie alla descrizione fornita dalle residenti, gli agenti di polizia locale hanno rintracciato nella locanda al Piave gli autori dei tentati furti che, privi di documenti, sono stati accompagnati in comando per la loro identificazione. Con la perquisizione personale è stata trovata la chiave di una Renault Clio individuata poco dopo nel parcheggio in prossimità dell'argine. Anche questa risultava rubata il 26 gennaio a Udine, dopo che il proprietario si era dimenticato la chiave inserita sulla serratura del portellone posteriore. I due stranieri sono stati quindi denunciati per concorso in ricettazione, oltre che per il porto abusivo di un coltello che l'uomo teneva in tasca, mentre la giacca e il veicolo rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari. La polizia locale raccomanda a tutti di prestare attenzione alla chiusura a chiave delle portiere delle auto, al fine di scongiurare furti facili da parte di malviventi. E adesso una notizia che è appena arrivata. Tre incendi sono divampati nel Monfalconese nel tardo pomeriggio di oggi. Su richiesta dei vigili del fuoco stanno operando, per quanto di competenza, i volontari di protezione civile delle squadre dei comuni di Ronchi dei Legionari e di Monfalcone a supporto. Passiamo alla prossima notizia. Caro bollette, in Friuli Venezia Giulia nel 2022 si sono registrati aumenti per 3 miliardi di euro, di cui 2 milioni e 300 mila in capo alle imprese e 674 milioni alle famiglie. L'analisi della CGA di Mestre. Sentiamo. Secondo l'analisi della CGA di Mestre, i rincari energetici per le famiglie del Friuli Venezia Giulia si quantificano in una spesa di 674 milioni di euro in più rispetto al 2021, che per ogni nucleo familiare corrisponde a circa 1.200 euro, una cifra che sale a 2,3 miliardi di euro in più per le imprese. E sarebbe proprio il Nord-Est l'area più interessata dagli aumenti in Italia, con il Friuli Venezia Giulia al secondo posto tra le regioni in cui si è registrato un incremento per la spesa energetica più elevato, corrispondente a più 119% sul 2021, dopo l'Emilia-Romagna più 119,2% e prima del Trentino-Alto Adige più 118,3%. Anche il Veneto, dove è stato registrato un aumento del 116,8%, è tra le regioni più colpite dai rincari. Dall'altra parte, anche se la crescita dell'inflazione ha aumentato le spese per lo Stato centrale e per tutti gli organi amministrativi,
l'incremento del gettito riscosso dallo Stato è notevole. Secondo l'analisi dell'Associazione Mestrina, infatti, rispetto allo stesso periodo del 2021, nei primi 11 mesi dell'anno scorso le entrate tributarie erariali sono aumentate di 44 miliardi e mezzo di euro, grazie in particolar modo agli incrementi dei prezzi al consumo che hanno spinto all'insù il gettito dell'IVA. Tra i 44 miliardi e mezzo di extra gettito incassato mancherebbero però all'appello circa 7,8 miliardi dell'incasso delle aziende energetiche che hanno guadagnato molto di più grazie proprio ai rincari, versando all'erario solo 2,7 miliardi dei 10,5 previsti. Il peggio sembra però passato, perché se nel 2022 il costo dell'energia elettrica era più che raddoppiato, passando da 125 euro megawattora nel 2021 a 303, e quello del gas da 46 euro a 123, già nei primi 26 giorni del 2023 la media del prezzo dell'energia è scesa a 176 euro, mentre il gas a 68. Importi comunque superiori a quelli di inizio 2021, ma certamente meno pesanti di quanto vissuto nel 2022. Le famiglie e le imprese friulane e giuliane l'anno scorso hanno pagato 3 miliardi di euro in più di luce e gas. Ora i prezzi sono in calo, ma rimangono ancora molto elevati rispetto all'inizio del 2021. I nuovi aiuti previsti dal governo a partire dal prossimo aprile vanno rivisti e semplificati, soprattutto per le microimprese che fino adesso hanno utilizzato solo la metà dei bonus messi a disposizione. Coldiretti Friuli Venezia Giulia critica la decisione dell'Unione Europea di inserire i messaggi di rischio nelle bottiglie di vino, proprio come avviene per le sigarette. Per il direttore Magalini questo sarebbe un danno per le circa 4.000 imprese del Friuli Venezia Giulia. Cesare Magalini, direttore della Coldiretti Friuli Venezia Giulia, facciamo il punto perché insomma dall'Europa nelle scorse settimane è arrivata la decisione di apporre, no, i messaggi di rischio nelle bottiglie di vino, così come avviene nei pacchetti delle sigarette. Per le Friuli Venezia Giulia e per le imprese delle Friuli potrebbe causare danni ingenti, no? Ah, questa partita abbiamo alzato una barricata che ormai insomma è palese da qualche mese. Mi pare poco corretto, perché mi pare che ultimamente alla comunità europea arrivano anche dei messaggi fraudolenti, può dire questa sull'etichetta sui vini in nocere, ovviamente la saluto, direi che è un eccesso. Chi è che dice? Noi siamo i primi a dire che un eccesso di alcol fa male, ma parliamo al nostro interno di uso moderato, di storia, di cultura millenaria, siamo in un paese dove siamo nella parte di eccellenza, è il paese in Europa che ha le DOC più alte, quindi vuol dire al mondo. Quindi questa partita, credo che la comunità europea, comunque il nord Europa, sbaglia nel mettere a confronto, diciamo, i vini con i superalcolici. E qua parliamo di un uso diverso, superalcolico è diverso la gradazione, ma anche insomma fa più danni. Questa partita, non la molleremo mai, perché siamo di fronte a un attacco che parte, è partito dal cibo sintetico, si concretizza col vino, è iniziato in Irlanda, chissà perché in Irlanda, perché ma in Irlanda mi pare che ci sia anche insomma un paradiso fiscale dove ci sono anche molti multinazionali, si tenta sempre di penetrare anche nel mercato europeo con messaggi che sono fuorvianti. E adesso però parla magari di cosa potrà far male anche il cibo, io dico, ultraprocessato. Sul vino credo che sia, ecco, è un autogol. Sulla partita credo che l'Europa debba tornare indietro, noi morderemo. Per fortuna abbiamo anche dalla nostra parte, diciamo, la politica, dal ministro, dalla politica regionale, dell'amministrazione, credo che questa partita vada portata a casa in difesa, diciamo, delle aziende, dei produttori, della nostra cultura millenaria. Ecco, in Friuli Venezia Giulia 4.000 aziende vinicole, un export pari a 146 milioni di euro, oltre 27.000 ettari coltivati. Se questa situazione dovesse proseguire, questi numeri rischiano di abbassarsi? Allora, questa partita io come Coldiretti noi non abbasseremo il tiro, stiamo forzando a livello nazionale, a livello europeo, diciamo la politica è dalla nostra parte. E credo che sicuramente il nostro paese, questa non passerà, ma vogliamo far capire all'Europa che non va generalizzato questo ragionamento. È giusto combattere l'abuso, come tutte le cose, ma un uso moderato, intelligente, di cultura. Oggi chi assaggia vino
cioè, è entrato nella cultura anche. Abbiamo in Italia, mi pare, circa 1 miliardo di presenze all'anno. Presenze, vuol dire che anche chi arriva nel nostro bel paese viene, abbiamo mi pare il 65% delle opere, diciamo un museo a cielo aperto, ma vengono anche per il territorio, per il vino, per il cibo. Quindi credo che è una nostra carta, dobbiamo giocarci per il futuro e su questo non indietreggeremo mai. Oggi gli assessori regionali Riccardi e Zannier hanno incontrato il presidente del consorzio di bonifica Meduna Cellina, Walter Colussi, e il sindaco di San Martino al Tagliamento, Francesco Del Bianco, insieme ad altri amministratori, tecnici e funzionari. Al centro dell'incontro la necessità di continuare a operare in piena condivisione con l'apporto tempestivo di tutte le parti per fronteggiare le eventuali situazioni di criticità legate al meteo avverso a tutela delle culture, della comunità e dell'ambiente. Sentiamo. Walter Colussi, presidente del consorzio Cellina Meduna, insomma importante incontro questa mattina con gli assessori regionali Riccardi e Zannier. Qual è il tema al centro del tavolo? Il tema è la conclusione, diciamo così, di una situazione 2022 che ha visto il consorzio a gestire l'acqua per uso irriguo in un momento di criticità a causa di eventi atmosferici in cui la siccità è la, diciamo così, la più importante dagli ultimi 70 anni. Attualmente non siamo fuori da questo problema, manca circa il 30% d'acqua sulle nostre falde, quindi siamo sempre, insomma, con un piede sulla parte allarmistica. Sicuramente abbiamo messo in campo nel 2022 una situazione di soccorso come quella della cava di San Martino, dove ci siamo trovati stamattina, di importante valore aggiunto per un prossimo futuro, dove tutti gli attori del territorio, sia essi pubblici che privati, quindi consorzi, amministrazioni locali, assessorati alla protezione civile, assessorato alle risorse agroalimentari, ma anche privati quali proprietà della cava e anche produttori di pompe di ultima generazione, dove sono riusciti tutti questi collaboratori in 50 giorni da costruire un'idea a renderla fattibile, quindi costruendo anche una macchina la quale unica a livello mondiale, in cui possa essere utilizzata sia per uso irriguo, come era lo scopo che abbiamo fatto in questa cava di San Martino, ma anche per uso di smaltimento delle acque quando sono, diciamo così, in più, quindi quando ci sono queste situazioni alluvionali che possono essere l'eccesso da una parte e dall'altra, cioè l'eccesso di siccità e l'eccesso di quantità d'acqua da smaltire. Questo è frutto quindi di una collaborazione e una dimostrazione che se ci si parla in maniera così chiara e concreta si possono avere dei risultati che possono dare delle risposte importanti al territorio, sia in seno economico, sia in seno ambientale, sia in seno sociale, ma anche di, perdonatevi, di situazione di incendi, quando nell'estate 2022 sicuramente ci sono state le situazioni anche critiche sotto questo aspetto. Ecco che quindi sicuramente sarà un momento non di chiusura e di conclusione, ma anzi è il primo passo per un futuro che ci vede sempre più vicini a queste situazioni climatiche frequenti e di risolvere queste problematiche sempre più importanti per il territorio della pianura pordenonese. Si stanno ancora pagando i danni del 2022? Sì, stiamo ancora scottando, soprattutto a livello di falde, una minor quantità. I nostri corsi d'acqua sono ancora in situazioni abbastanza di deficit. Speriamo, abbiamo la fortuna che insomma in questi ultimi giorni ha nevicato in montagna, cosa che l'anno scorso a parità di situazione non avevamo. Quindi la neve è importantissima per affrontare una situazione irrigua, ma anche una situazione di quantità d'acqua lungo i nostri corsi d'acqua importante nel periodo estivo. Rientriamo in studio e abbiamo qui un altro ospite che mi ha raggiunto a fianco, Nazario Mazzotti, sindacato SPI CGL del Friuli Occidentale, a cui do il ben ritrovato e la buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, volevo fare due parole inizialmente sulla giornata di ieri, la giornata della memoria e dell'indifferenza, perché se è successo
la tragedia che è successa nel Novecento, leggi razziali, SOA, e non possiamo che ringraziare la senatrice Segre per la lucida, toccante e diretta testimonianza circa le responsabilità di questa immana tragedia. Ecco, questo ci tenevamo a dirlo in premessa. Fatto assolutamente bene. Perché il tema di questa sera che vogliamo toccare ancora una volta è la questione della crisi del sistema sanitario nazionale. Ponendo una domanda ai cittadini, al Paese, e la domanda è questa: serve differenziare i diritti e privatizzare la sanità? Allora, il nostro parere è che non servono autonomia differenziata, perché i diritti sono già differenziati per sanità e scuola da una regione all'altra. Meglio non tentare questa via fallimentare che proviene da destra. Meglio sostenere la sanità pubblica per uniformare i diritti in tutto il Paese. I cittadini italiani non fruiscono, come noto, degli stessi diritti. Tanti sono costretti al pendolarismo, soprattutto dal sud verso il nord. Di fatto non c'è un sistema sanitario unico, ma ci sono 21 differenti sistemi sanitari. Mancano medici e infermieri un po' dappertutto, migliaia di cittadini sono senza medico di base, anche qui nella nostra provincia, costretti quindi ad insopportabili spostamenti fuori dal proprio comune, con tempi di attesa impossibili. Queste carenze spingono i cittadini verso questi noi qua del Pordenonese a cercare risposte in altre regioni, con la migrazione anche delle risorse economiche importanti da questo nostro territorio o a ricorrere di tasca propria al privato. La relazione della Corte dei Conti presentata al Parlamento di recente evidenzia che da oltre un decennio è in atto un tentativo di sgretolare la sanità pubblica per offrirla esausta ai privati. I numeri della spesa pro capite parlano chiaramente. Nel 2008 il sistema sanitario italiano spendeva 2.300 euro pro capite, 500 euro in meno mediamente di Germania, Francia o Inghilterra. Nel 2021 il sistema sanitario italiano disponeva di un pro capite di circa 3.000 euro, ben 3.300 euro in meno di un cittadino tedesco, 1.500 in meno di un francese piuttosto che di un inglese. Mentre nello stesso decennio 2010-2020 crollava il personale sanitario pubblico, mentre con la perdita di circa 37.000 sanitari pubblici saliva, dicevo, mentre saliva del 50% la quota di risorse pubbliche che miravano dal sistema sanitario pubblico verso la sanità privata convenzionata. Ecco. Questo è stato uno spartiacque importante. Ciò vale per l'intero Paese, ma è più evidente ancora, se vogliamo, qui da noi, che avevamo una sanità di eccellenza, un fiore all'occhiello, con meno del 5% di privato convenzionato, che negli ultimi anni è stata volutamente indebolita con il blocco dell'assunzione, accentuando ancora la carenza di personale sanitario pubblico e con la spinta del vertice regionale Federica Riccardi verso la maggiore privatizzazione. Prima non si assumeva a causa dei vincoli pretestuosi di leggi fatte apposta per indebolirlo e non si programmava il fabbisogno e la formazione di giovani medici e infermieri. Fino alla forte carenza attuale non si trovano medici e infermieri, si importano da Cuba, si mandano in prima linea gli specializzandi o si alza da 70 a 72 anni l'età della pensione, ma non frena comunque la migrazione del personale verso il privato, attratti da ritmi meno pesanti e da paghe anche più alte. In poche parole, si colpisce la sanità pubblica, la più grande conquista del dopoguerra degli italiani, imprigionata nella doppia tenaglia delle insufficienti risorse finanziarie e dell'indisponibilità di personale sanitario, per spingerla ad appaltare i servizi ai privati prontamente convenzionati per sostituire la mano pubblica. Insomma, c'è poi la questione della sanità pubblica territoriale, che è sempre stata troppo debole, specie qui nel Pordenonese, ed è stata ancora indebolita durante l'emergenza Covid per la necessità di spostare il personale altrove. Ora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede forti investimenti pubblici per realizzare ospedali di comunità, case di comunità e le centrali operative territoriali, nel merito non entriamo ovviamente,
unitamente alla riforma della medicina territoriale tutta da costruire. I nuovi muri fatti con soldi pubblici ci saranno, ma la domanda è chi erogherà i servizi ai cittadini. Vediamo il più che concreto pericolo che finiscono in mano a privati, un grave errore voluto dalla destra, con tanti saluti alla tutela della salute pubblica come fondamentale diritto dei cittadini e interesse della comunità, come prescrive l'articolo 32 della nostra Costituzione. Grazie per l'ascolto, grazie e buona serata a tutte e a tutti. Grazie a lei, Nazario Mazzotti, un tema assolutamente attuale, quanto mai cruciale per il nostro paese e per la nostra regione e anche per la nostra città, la sanità, la mancanza di personale. In questa settimana anche se ne è parlato col governo nazionale, che parlava di una possibile proroga della pensionamento dei medici a 72 anni, ma che probabilmente non avrebbe comunque risolto, proposta respinta, ha risolto un problema che è ben più complicato. Grazie certo. A Mazzotti, noi facciamo adesso un piccolo break pubblicitario, ma non cambiate canale, torniamo con il resto delle notizie, sempre qui su Telepordenone. Ed è polemica anche in Friuli Venezia Giulia per la pace fiscale auspicata dal governo Meloni. Molti comuni, anche con amministrazioni di centrodestra, infatti non applicheranno la rottamazione delle cartelle esattoriali per multe fino a 1000 euro, rinunciando così ad incassarle come aveva disposto il governo. Comune capofila di questa sorta di rivolta è quello di Latisana, seguito da Lignano e molti altri ancora. Ascoltiamo in proposito il capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozzella. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, proverbio sempre valido soprattutto per chi governa. La pace fiscale promessa e chiesta dal governo Meloni insieme al suo vice premier Matteo Salvini si sta rivelando piuttosto complicata nell'applicazione pratica in quelle che sono le amministrazioni comunali. Proprio in questi giorni i consigli comunali della nostra regione devono decidere se stralciare le cartelle per importi fino a 1000 euro e quindi rinunciare per forza di cose a quell'incasso, oppure cedere a quella che è la realtà, ovvero sia quella di necessità di incassare quei soldi di cui i comuni hanno bisogno. In questo momento, capofila, diciamo, di questa specie di rivolta nei confronti della propria appartenenza politica è il comune di Latisana, che ha deliberato di non consentire la pace fiscale, quindi di non condonare le cartelle e quindi gli incassi di cui ha diritto, ma di procedere appunto, come è giusto che sia, alla riscossione del dovuto. D'altra parte anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che pagare le tasse è giusto. Parliamo delle elezioni comunali a Tavagnacco e Giovanni Cucci, attuale assessore al bilancio, il candidato che si presenterà alle comunali appunto del comune di Tavagnacco dopo le dimissioni del sindaco Liruti in nome di Cucci, è stato condiviso da tutta la maggioranza. Sentiamo servizio. Sindaco, ci siamo. Nelle scorse ore è stato nominato il candidato che prenderà il suo posto alla guida del comune di Tavagnacco. Sarà l'assessore Cucci. Insomma, quali aspettative ha su di lui? Ah, io spero che prenda il mio posto, nel senso che è il nostro candidato, quindi io spero che i nostri cittadini garantiscano continuità a questa amministrazione e quindi diano fiducia a Giovanni Cucci. Io ho lavorato con lui questi 4 anni avendolo al fianco come assessore al bilancio e ho trovato in lui una persona assolutamente competente, pacata, in grado di guidare la squadra, di mantenere le relazioni, di perseguire in maniera efficace e caparbia gli obiettivi che ci siamo dati. Possiamo dire quindi una scelta condivisa da tutto il gruppo di maggioranza? Una scelta condivisa da tutto il gruppo di maggioranza, perché Giovanni Cucci era un assessore
che avevo scelto io un assessore di mia fiducia e che in questo momento diventa una scelta condivisa all'unanimità da tutta la maggioranza. Piena fiducia, come emerso dalle parole del sindaco nei confronti di Giovanni Cucci, candidato alle prossime comunali a Tavagnacco, attualmente assessore al bilancio. Spetterà proprio a Cucci il compito, in caso di rielezione, di portare avanti e proseguire quanto fatto da Liruti in questi anni. L'assessore non nasconde l'emozione e l'entusiasmo. La maggioranza che è stata unanime e compatta, insomma, devo dire che obiettivamente, insomma, mi ha riempito di soddisfazione. Ecco. Senti un po' la pressione alle spalle? Boh, insomma, abbiamo fatto un bel lavoro. Io ritengo, insomma, che la squadra tutto sommato viene riconfermata e quindi sì, penso che il lavoro fatto, insomma, verrà riconosciuto. Ecco, su cosa intende concentrarsi di più se dovesse venire eletto? Ma insomma, abbiamo diversi elementi in corso. Abbiamo tutta una serie di opere pubbliche che dobbiamo portare a completamento. E abbiamo la riorganizzazione interna, in particolare tutto il meccanismo della digitalizzazione interna, che insomma deve essere completato, e quindi insomma su questo ci concentreremo da subito. Insomma, ecco. 2 milioni e 300 mila euro di prestazioni ambulatoriali, oltre 110 mila accessi in pronto soccorso ospedalieri e del litorale, 15 mila interventi chirurgici, 10 mila utenti fragili seguiti dal servizio del territorio. Questo il bilancio dell'attività svolta nel 2022 dall'azienda unità locale sociosanitaria numero 4 Veneto Orientale. Il direttore generale Mauro Filippi ha dichiarato: un anno impegnativo, nel 2023 cambieremo ancora l'attività. Il 2022 è stato un anno ancora caratterizzato nel primo semestre dalla pandemia. Come noto, per proteggere la popolazione dal virus e per poter disporre del personale nell'effettuare tamponi e vaccini contro il Covid, abbiamo dovuto limitare le attività programmabili. Nonostante questo, posso affermare che l'azienda sanitaria ULS 4, con i suoi 2.500 dipendenti, ha comunque svolto un grande lavoro su tutti i fronti. A dirlo il direttore generale Mauro Filippi, dopo aver analizzato i dati dell'attività svolta lo scorso anno. Il fronte più caldo si conferma quello relativo alle strutture di emergenza urgenza, ossia i pronto soccorso ospedalieri e i punti di primo intervento del litorale, dove sono stati 110.694 gli accessi, con un incremento di quasi 15.000 rispetto al 2021. A svolgere la maggiore attività è stato il pronto soccorso di San Donà con 46.246 accessi, seguito da quello di Porto Gruaro con oltre 30.000 e di Jesolo con 17.287, mentre sul litorale il punto di primo intervento di Bibione ha raggiunto quota 6.251 accessi, seguito da quello di Cavallino Tre Porti e a Ruota quello di Caorle. Di questi, oltre la metà sono codici bianchi che accedono impropriamente al pronto soccorso, creando non pochi disagi nell'organizzazione delle attività. Nei tre ospedali dell'ULS 4 gli interventi chirurgici hanno raggiunto quota 15.556, in linea con l'attività del 2021, mentre i ricoveri ospedalieri sono leggermente diminuiti, 14.980, di cui 4.698 ordinarie e il resto brevi. Ricoveri brevi che si traducono in minore ospedalizzazione nel post intervento, andando incontro alle esigenze dei pazienti, osserva il DG Filippi. Questo è stato possibile grazie all'implementazione di nuove tecnologie e competenze acquisite in questi anni, all'impiego di tecniche e procedure sempre più affinate. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali nel 2022 sono state 2.378.178, di cui circa 2 milioni sono costituite dall'attività di laboratorio. I nuovi nati sono stati 737. Sul fronte territoriale l'impegno è stato altrettanto importante anche nel far fronte alla generalizzata carenza di medici di base, in collaborazione con i sindaci che hanno aiutato nel gestire le situazioni più complesse. L'attività di vaccinazione Covid è proseguita incessantemente. Ad oggi sono 560.343 le dosi somministrate, a totale copertura dei pazienti anziani e fragili, di cui 111.782 l'anno scorso. Inoltre, in pochi mesi sono state somministrate 44.800 dosi di vaccino anti-influenzale.
E adesso vi riportiamo una campagna della polizia di Trieste contro le truffe. Le truffe non vanno mai in vacanza, i malintenzionati infatti non si fanno scrupoli e vanno sempre alla ricerca di qualcuno da raggirare, soprattutto le persone di età avanzata. Si presentano alla porta come tecnici Acegas o Enel con la scusa di controllare il contatore del gas e della luce, ma in realtà raggirano le persone facendosi consegnare soldi o sottraendo beni o altre cose di valore. Ricordiamo a tutti i cittadini che prima di fare i controlli gli enti affliggono preventivamente degli avvisi nei palazzi con dei recapiti da chiamare per verificarne la veridicità. Se non ricevete rassicurazioni, non aprite per nessun motivo e contattate immediatamente il numero unico d'emergenza 112. Ricordate che nessun ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette o per eventuali rimborsi. Questo è l'avviso della Polizia di Stato di Trieste, che sta facendo questa campagna appunto contro questo tipo di truffe molto ormai comuni. Passiamo alla notizia che riguarda Pordenone e che parliamo ancora della giornata della memoria che si è celebrata ieri in ricordo della Shoah e dell'Olocausto. Una vetrina dedicata al padre deportato nei campi di concentramento nazisti. È l'iniziativa che il titolare della Fioreria Cristallo di Pordenone organizza ormai da molti anni in onore del padre Stefano. Ecco, signor Luciano, insomma, come ogni anno ha allestito un'importante vetrina dal significato profondo, e ci dica due parole insomma sul perché di questa, importante iniziativa. Beh, io lo faccio tutti gli anni finché posso, perché mio papà mi ha lasciato un ricordo dicendo di non odiare mai. Lui è stato in campi di sterminio, però fin quando si fa armi, che bisogna trovare un posto di lavoro a chi fa le armi, questo odio, questi crimini che li fanno tutto il mondo... non verrà mai a meno, ma purtroppo anche i nostri politici quando parlano sempre belle parole, ma non parlano mai di un po' di pace, con tranquillità, hanno sempre qualcosa in più, qualcosa che scatenano. Basta vedere adesso Ucraina, ma diamo solo armi, ma perché non si può dialogare? Ma torniamo sempre al punto che dicevo prima, fin quando fanno le armi non si vedeva mai la pace, ormai è tutto il mondo che è così. Ecco, c'è qualche passante che si fa per chiedere il significato e perché fa questa vetrina? Ma per ricordare, soprattutto per ricordare, non dimenticare, ma purtroppo oggi come oggi, anche sui libri di scuola, non è messo la verità vera e propria, perché bisogna sentire sia i vincitori e anche i perdenti, e dopo si fa un'analisi e si fa la storia fatta bene. Purtroppo i giovani di oggi come oggi non hanno storia, non sanno più di tanto, è tutto inutile parlare. Mio papà diceva sempre, sarei stanco di sentire quello che stiamo dicendo, perché da me venivano a fare le tessere dei deportati politici, tutti i deportati politici di Pordenone e anche dintorni. E mi diceva, sarei stanco. E dice, sì papà, io dicevo. Invece aveva ragione, perché? Perché diceva, quando tu passerai per i miei campi ti ricorderai. Difatti quella volta avevo 30 anni, adesso ne ho 75 passati e ricordo quello che diceva. Non posso ora pretendere che il ragazzo oggi come oggi impari quello che si dice, però l'importante è insegnare, educare, che dopo col tempo si matura. Oggi come oggi la violenza viene sempre, viene dappertutto, iniziando anche dai nostri politici quando parlano, non parlano mai, secondo me, un po' calmi, un po' corretti, parlano sempre di violenza contro uno, contro l'altro, contro il partito. Invece devono parlare e fare il bene di tutti. Lasciamo stare, quando siamo là al governo, si parla solo di fare il bene, non scagliarsi verso la destra, verso la sinistra, verso il centro, ognuno tira la sua coperta delle sue parti. Non va bene, bisogna parlare con tranquillità e con pace. E passiamo allo sport, al calcio. Domani il Pordenone del presidente Lovisa sarà impegnato allo stadio Euganeo per la sfida della 24esima giornata del campionato di Serie C contro il Padova. Andiamo ad ascoltare le parole del mister dei Neroverdi, Mimmo Di Carlo, in conferenza stampa alla vigilia della partita. Mister Di Carlo, domani big match a Padova. Come vi siete preparati questa settimana? Abbiamo fatto una buona settimana dopo la vittoria con lo San Giuliano, sono contento dell'atteggiamento dei ragazzi, per come abbiamo lavorato per cercare di preparare questa partita al meglio contro una squadra che comunque abbiamo visto che dopo il cambio dell'allenatore
trovato solidità e ha tirato fuori le proprie qualità per quello che può essere anche dall'inizio campionato, perché è una squadra che deve stare nelle prime posizioni, non magari in quella posizione che è adesso. Appunto, che gara ti aspetti? Tosta, dura, partita difficile, partita dove bisogna rimanere dentro la partita per tutti i 95 minuti e lavorare sulle proprie qualità. Perché, come ho detto ai giocatori, ai ragazzi, ho detto sì, bisogna stare in partita, bisogna rimanere nella partita, poi bisogna però giocare sulle nostre qualità e andare in campo con la giusta mentalità, il giusto atteggiamento. Coraggio, quell'osare quando sarà il momento di poterlo fare, bisogna farlo perché noi siamo primi in classifica e vogliamo continuare ad esserlo anche dopo la partita di Padova. Due assenti sicuri per squalifica, come sta la squadra in generale? Qualche cambiamento purtroppo bisogna farlo, anche se tante volte non, dopo le vittorie sarebbe giusto magari rimettere in campo la stessa formazione per dare sempre più fiducia, però sono convinto che chi sostituirà Pirrello in questo caso qui è Ingrosso, che non è la partita titolare, farà il suo meglio. Domani sarà una partita bellissima, su uno stadio bello, chiaramente contro una squadra forte. Però bisogna avere la nostra mentalità e, ripeto, andare con coraggio a provare a fare la partita nostra e cercare di rimanere primi in classifica. Appunto, in questo corso al vertice, la vittoria con San Giuliano ha dato energie positive e ha confermato il primato in una giornata in cui le prime tre hanno vinto tutte. Quindi. Ma sarà un campionato così fino alla fine, come abbiamo visto, per adesso non scappa via nessuno, perché comunque quel girone quest'anno è un girone molto equilibrato. Ma le qualità alla lunga poi alla fine verranno fuori delle squadre che proveranno a vincere, quindi noi dobbiamo pensare a noi stessi, a fare il nostro percorso, cercando di mantenere equilibrio, cercando di mantenere una solidità soprattutto mentale e andarci a giocare con le nostre qualità le partite per far male agli avversari, che ad ogni partita noi abbiamo le qualità per farlo e bisogna mettere in campo la giusta mentalità, come ho detto prima, ma soprattutto andarci convinti e decisi. Nel roster a disposizione di Mister Torrente negli ultimi giorni è arrivato Bortolussi, insomma una risorsa importante in più sul fronte offensivo. Assolutamente sì, diciamo che si sono rinforzati e troveremo comunque un Padova già ben messo in campo da Torrente, che da quando è arrivato ha dato sicurezza e compattezza alla squadra. È anche stimolante per noi cercare di fare una grande partita e portare a casa quei 3 punti che serviranno per dar continuità alle nostre prestazioni e ai risultati. Prevista una bella condizione di pubblico, tra cui insomma ci saranno circa 200 tifosi neroverdi, insomma possono dare la loro spinta. Assolutamente sì, con le prestazioni e i risultati stiamo cercando di portare più gente possibile allo stadio, cercheremo di anche per loro cercare di portare a casa il risultato, ma soprattutto fare una grande prestazione perché se vogliamo portare a casa i 3 punti, domani il Pordenone deve fare una grande prestazione a livello sia tecnico, ma soprattutto, come ho detto prima, rimanere in partita e avere quella mentalità e determinazione per fronteggiare una grande squadra come quella del Padova. E con le parole di Mister Di Carlo chiudiamo questa edizione del telegiornale. A seguire il meteo. Io vi auguro una buona serata e buon proseguimento con Telepordenone. Ben ritrovati a tutti. La depressione che durante la settimana è stata presente sul centro Italia, condizionando il tempo meteorologico appunto di tutta la settimana, si sposterà finalmente verso sud nella giornata di domani, facendo affluire verso la regione correnti secche provenienti da nord che garantiranno in generale stabilità atmosferica per appunto il weekend, ma anche tutto l'inizio della prossima settimana. Quindi le previsioni per domenica vedono cielo in prevalenza sereno al mattino, più nuvoloso a partire dal pomeriggio per alcune velature. Avremo gelate notturne anche in pianura. Sulla costa e sulle zone orientali, al mattino soffierà bora moderata, che poi calerà a partire dal pomeriggio e cesserà in serata, mettendo fine quindi a 11 giorni consecutivi di bora sulla costa. Le temperature minime, come già detto, sulla pianura saranno basse, tra meno 4 e 0 gradi, sulla costa tra 0 e più 2 gradi. Le temperature massime in pianura saranno attorno ai 5-7 gradi, sulla costa attorno ai 6-8 gradi.
Anche lunedì sarà una buona giornata, cielo in prevalenza sereno, al mattino ancora estese gelate su pianura e probabilmente anche sulla costa. Non si esclude tuttavia qualche locale foschio o banco di nebbia sulla pianura pordenonese, in particolare al confine con il Veneto. Tra la sera di lunedì e la mattina di martedì, sui monti in quota soffierà vento sostenuto da nord o nord-ovest e qualche raffica potrà essere anche forte. Temperature minime sulla pianura tra meno 4 e 0 gradi e sulla costa tra meno 1 e più 2 gradi. Temperature massime sulla pianura tra 5 e 7 gradi, sulla costa tra 6 e 8 gradi. La tendenza per martedì e mercoledì vede ancora delle giornate all'insegna prevalentemente del cielo sereno, comunque del bel tempo, e la stabilità atmosferica per ora sembra durare anche per buona parte della prossima settimana. È tutto, una buona serata.